Buongiorno, sono Fabio Centurioni del sito contributiregione.it. Oggi siamo in compagnia di un artigiano, un falegname, una persona veramente tuttofare. Ciao, sono Andrea Brunori, la mia ditta si chiama Verde Legno e mi occupo di ripuliture in fissi, mobili su misura, porte, finestre. Oggi per esempio ho portato questa sedia per farvi vedere quello che faccio. Questo è un problema che si trova in quasi tutte le case, purtroppo perché non si fa manutenzione, e la vernice col tempo tende a sbiancare. Purtroppo il legno con l'acqua tende a diventare nero, come possiamo vedere lì. Per ovviare al problema che il legno diventa nero o marcisca, bisogna fare un intervento drastico, come in questo caso bisogna riportarla tutta a legno, ricarteggiarla, dargli un impregnante. Dopodiché bisogna carteggiarlo e dargli il colore per riportarla come era in origine. Il cliente in questo caso cosa ti ha chiesto? In questo caso mi ha chiesto di fare un colore, un noce medio, che in poche parole sarebbe il colore che aveva in origine la sedia. Ho capito. È un lavoro che richiede molta precisione, accuratezza. Precisione, perché il legno potrebbe sticchiare, allora va levigato molto. Vuol dire che quando uno va a carteggiare o a raschiare nelle parti più difficili, potrebbero saltare via delle piccole stecche che bisogna andare a limare. È un lavoro molto manuale, non è un lavoro che puoi fare con la macchina, questo è un lavoro che fai tutto a mano. E richiede molta mano d'opera. E macchinari particolari, cosa intendi, attrezzature? Ci sono dei raschietti apposta per arrivare in tutti i punti, per esempio in questi casi, qui dove sono tutte le doghe, per poter andare a togliere la vernice rovinata tra le doghe della sedia. E questo vale sia per le sedie ma anche per gli infissi, come le persiane, i scuroni. Tu saresti specializzato in ristrutturazione e manutenzione di che cosa in particolare? Finestre, portoni, persiane, scuroni. Tutto quello che riguarda gli infissi in legno. Solo per esterni o anche per interno? Soprattutto per l'esterno, però mi è capitato anche di fare qualche lavoro per l'interno. Per esempio una signora aveva delle porte in mogano e abbiamo tirato fuori una porta moderna fatta a doghe orizzontali, bianca, laccata bianca. Ci puoi fare altri esempi di cose che hai fatto, di lavorazioni che hai fatto? Per esempio, ecco, ci vuoi parlare di questa, ad esempio, qua? Questa è una scarpiera a forma di T con tutti i premi apri, bianca, in laminato bianco. Per negozi invece hai fatto qualche lavoro particolare? Sì, ho fatto degli espositori per la frutta, poi ho fatto un espositore fatto con delle cassettine di legno come andavano una volta. Invece per locali commerciali, ristoranti, hai fatto qualcosa in particolare? Sì, abbiamo fatto un locale giù in Riviera, molto rinomato, abbiamo rivestito tutto il piano bar. Che tipo di locale era? Una discoteca. In pratica abbiamo fatto delle boiserie. Abbiamo fatto queste panelature bianche con queste cornici color un nocciola chiaro, lucide per dare più effetto. Poi abbiamo fatto anche come chicca, abbiamo verniciato un pianoforte, l'abbiamo fatto bianco lucido, l'abbiamo riportato veramente a nuovo. La cosa più bella che ti piace fare qual è? La mia passione è quella di ripristinare le cose vecchie. Per esempio avevo un tavolo che era verniciato di grigio, l'abbiamo riportato a legno, l'abbiamo spazzolato, anticato e adesso l'abbiamo messo in un centro estetico come scrivania. Altri esempi? Una signora voleva buttare via delle sedie in faggio che abbiamo preso, riportate a legno, gli abbiamo messo dei tiranti per dargli un po' più di sostegno e le abbiamo riverniciate e sono tornate nuove. Per rimanere in contatto con me, inserisci la tua email in questo modulo qui sotto. Riceverai un messaggio in cui potrai descrivermi la tua difficoltà, ti darò i miei consigli personalizzati. Sono Andrea Brunori della falegnameria Verde Legno, ciao!